Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È un fatto, mi pare. E mi pare che sia un fatto anche che quando andavano in piazza i famosi Novax, abbiamo mandato la polizia a caricare, abbiamo mandato gli idranti, quindi non c'era molta gente che si battesse per il loro diritto di parlare. Io penso che sia che una democrazia si distingua proprio perché permette alle persone di dire quello che pensano. Che Monio Vadia venga cacciato da un teatro, si chieda la sua testa dalla direzione di un teatro perché esprime una posizione critica su un governo, mi sembra una schifezza. Che Zaki, di cui non condivido niente, certo, non un'unghia, ti tolgano la presentazione del libro, mi sembra una cosa indegna. Che si vietino le manifestazioni, sì, bravo, lo fa la Francesco. Francia per ragioni di sicurezza, ma sappiamo come venga poi gestita la sicurezza lì, con le targhettine, le letterine, insomma c'è molto da dire sul controllo sociale. Io credo che noi dovremmo anche un po' uscire però da questa situazione di tifo, no? In cui dalla ucrainizzazione di questo conflitto in cui ci siamo buttati proprio a pesce, come sempre. Quello che abbiamo sentito, a parte la cosa abbastanza grottesca di Blinken che parla di diritti umani e della forza delle democrazie, sì, gli americani parlano di diritti umani e della forza delle democrazie, vadatelo a chiedere agli iracheni cosa pensano delle democrazie che non uccidono i civili. Ma il punto però è esattamente questo, no? Cioè quello che dice, se per quanto sia ipocrita, è vero. Cioè una democrazia deve affrontare questi conflitti con una responsabilità diversa, ad esempio non vietando le manifestazioni, ad esempio così, facendosi carico anche di non ammazzare i civili. E se si entra nella striscia di Gaza in forze, casa per casa, o se si continua a bombardare, è inevitabile che si uccidano i civili. Purtroppo muoiono i civili perché Hamas li utilizza come scudi umani, non da oggi. Allora scusami Francesco, ti interrompo solo, poi lo riprendiamo dopo la pubblicità, perché ovviamente...